Lo invitiamo qua con noi, Monsignor Cesare Nosiglia, insieme con il... Benvenuto. Prego Luca, anche il nostro Don Luca, benvenuto Sua Eccellenza. Ramello, benvenuto. Abbiamo con noi anche Don Luca Ramello, delegato incaricato della pastorale giovanile della diocesi. L'occasione di questa visita, oltre ovviamente all'importanza della visita, che il presule della città possa vedere questi stand pieni di giovani, e poi per presentare un'iniziativa editoriale che vede insieme tutta la vitalità della pastorale giovanile con l'editoria cattolica. A breve in Arena Bookstock andiamo a parlare di giovani d'estate. Cosa succede, Eccellenza? Questo è un impegno che la Chiesa ha sempre avuto prioritario, quello di guardare i giovani e di valorizzarli uno per uno, perché ogni persona del giovane va accolta, va seguita, va resa partecipe e protagonista anche della sua crescita. Gli oratori, la tradizione di Don Bosco nella nostra diocesi è fortissima, sono sempre stati luoghi dove ogni ragazzo, ogni giovane ha trovato una risposta alle sue esigenze di gioia, di fraternità, di amicizia, di impegno anche verso gli altri, quindi luoghi educativi. Oggi poi la sfida che gli oratori si trovano a dover affrontare, che cercano di cogliere fino in fondo, è l'intercultura e l'inclusione sociale, soprattutto nelle periferie, che spesso i ragazzi sono lasciati per strada, ed è anche l'interreligioso, perché abbiamo degli oratori dove la maggioranza quasi dei ragazzi sono anche di altre religioni, ma questo non ci spaventa, anzi ci arricchisce, perché l'incontro fa sì che superiamo una cultura dello scarto, del rifiuto degli altri, e questo dà modo di costruire una città a misura sempre più pluralistica e carica di valori positivi. Don Bosco diceva che un oratorio senza musica è come un corpo senza anima. Dalla musica che sentiamo qua intorno, insomma, e il Salone del Libro contribuisce, vero Marisa, a dare un'anima? I microfoni per fortuna lavorano bene. Ecco, Doramelo, quindi gli oratori ancora oggi nel 2017 sono ancora un luogo di aggregazione, un luogo nuovo, come diceva Monsignor Cesare Nosiglia, nei quali accogliere, integrare, una parola di cui spesso si abusa. Si riparte da qui? Sì, lo sono ancora di più, proprio perché cambiano i giovani, cambiano le generazioni. Come diceva l'arcivescovo, oggi l'intercultura è il confine nel quale o stare chiusi dentro oppure da varcare e da abitare. E infatti se il salone è oltre il confine, e l'incontro tra poco sarà oratorio oltre il confine, ma perché l'oratorio nasce oltre il confine. Don Bosco, San Leonardo Murialdi, i nostri santi sono stati sempre oltre, hanno costruito poi una casa per insegnare ad andare oltre il confine, ad abitare quel confine in maniera educativa. E sappiamo che siamo alla vigilia adesso di un confine grande, che è la fine della scuola, l'inizio dell'estate, che può essere per molti un confine di sofferenza, di tristezza, per chi non ha amici, per chi non sa che cosa fare. L'oratorio varca questo confine perché accoglie tutti, al di là delle proprie appartenenze e provenienze, offre un'esperienza di gioia, ma di una gioia autentica che ha il Vangelo al suo cuore. Eccellenza, abbiamo chiacchierato proprio qualche minuto fa con Don Paolo Squizzato sull'importanza di un clero che sia preparato anche molto bene culturalmente per combattere quella piaga che Rosmini definiva l'ignoranza del clero. Siamo nel Salone del Libro, l'importanza delle parole, il significato della tua visita qua, oltre a quello degli oratori, credo che abbia anche un orizzonte molto molto più grande. Abbiamo bisogno che la cultura è come il pane e diventi quotidiana anche per i nostri sacerdoti, che possano esprimere quindi la loro fede e il loro servizio anche umano, che oggigiorno è molto importante dal punto di vista anche sociale, facendo crescere in loro stessi e nella popolazione la cultura dell'incontro, la cultura dell'accoglienza, la cultura che è anche sviluppo proprio di quelle capacità che ogni persona ha in se stesso. La cultura è libertà, la cultura è dignità, la cultura è promozione autentica dell'uomo, di ogni persona,
perché se uno non ha una cultura è sempre su come di altre culture dominanti che magari ti vogliono far comprare questo o quell'altro, ti vogliono imbonire su questo o su quest'altro. Qua siamo nello stand del volontariato Volto Cisvenet, il motto è come farei senza di te, la cultura del volontariato, come farei senza di te, che importanza ha? Ha un'importanza fondamentale. La nostra Costituzione italiana c'è un articolo fondamentale, lo ricordo sempre quando vado nelle scuole, perché nelle scuole non cito tanto la Bibbia quanto la Costituzione, ovviamente, no? E dice che ogni cittadino deve contribuire al bene comune prima che al bene individuale. Questa è cultura veramente che fa crescere una nazione, fa crescere un popolo. Perché se uno pensa solo sempre a se stesso, arriviamo alla crisi attuale che è stata determinata dal mettere i propri soldi, il proprio valore, la propria esperienza, le proprie cose al centro, no? Dobbiamo mettere il noi, perché nel noi c'è anche l'io. Nell'io spesso non c'è il noi, bisogna stare attenti. Questo è vero. Bene, anche i giovani, ecco, no? Noi li stiamo dipingendo in maniera molto diversa, molto positiva in questo salone. Ne abbiamo parlato tanto di giovani, giovani che leggono, giovani che partecipano, giovani che si informano. I giovani con il volontariato che rapporto hanno o vorrebbero avere anche? C'è un rapporto stretto non da oggi, certo è in evoluzione, perché c'è il rischio che per molti giovani il volontariato diventi un impegno anche forte, costitutivo, che dà anche un'identità, una struttura forte, e che altri è un po' la forbice, i famosi NEET, altre situazioni che messi un po' ai margini da tante situazioni della vita, lo studio e il lavoro, perdano anche un po' questo entusiasmo, questo slancio. Ecco perché il fatto di avere i giovani che fanno volontariato, tanti volontari, non deve farci sedere noi come adulti nel darlo per scontato. Perché il volontariato ha sempre bisogno di essere rialimentato, di proporre una cultura del volontariato, anche perché non è semplicemente qualcosa che uno fa per sé. In alcuni casi ho bisogno di fare del volontariato, sì, hai bisogno, ma scopri che ti fa davvero del bene quando lo fai per l'altro, questo salto della gratuità e soprattutto della continuità. Ecco, di questo l'oratorio, le nostre realtà si impegnano per educare anche a un buon volontariato.